Principio unico. La grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi. Ci aiuterà però un fatto, quello cioè che l'universo è retto da un principio unico. Ho già affermato che l'universo non è né caos né caso, ma un ordine supremo, la legge. È giunto ora il momento di affermare che la legge significa non solo, come ho detto, ordine, equilibrio, precisione di funzionamento, ma significa unità di principio. Per questo dissi monismo. Il principio della trinità della sostanza, già espostovi, è universale e unico. Potrà polverizzarsi in una serie infinita di effetti e di casi particolari, ma esso resta e lo ritroverete ovunque, nella sua forma statica di individuazione alfa, beta, gamma, nella sua forma dinamica di trasformismo che percorre la via gamma verso beta, verso alfa. Tre esempi. Il microcosmo è costruito come il macrocosmo. L'atomo è un vero sistema planetario, con tutti i suoi movimenti, al cui centro è un Sole, il nucleo centrale, di densità massima, intorno al quale ruotano, seguendo un'orbita simile a quella planetaria, uno o più elettroni, secondo la natura del sistema, che è ciò che definisce l'atomo, e gli dà la sua individuazione chimica. Il vostro sistema solare, con tutti i suoi pianeti, potrebbe considerarsi l'atomo di una chimica astronomica, le cui combinazioni e reazioni producono quelle nebulose che voi vedete apparire e scomparire ai confini del vostro universo fisico.